Buongiorno telespettatori di Nettuno TV, ben ritrovati con l'appuntamento con l'informazione. Buongiorno a chi segue anche in streaming sul sito www.nettunotv.tv. Ci colleghiamo subito con Pinzolo perché è cominciato ieri il ritiro del Bologna. Già ieri la prima diretta nel pomeriggio dalle 18.30 con il nostro inviato Filippo Cotti, che abbiamo in collegamento telefonico e che questa mattina ha visto il primo allenamento mattutino del Bologna a Pinzolo. Ciao Filippo, ben ritrovato. Bentrovati nuovamente collegati in diretta con Pinzolo. Allenamento mattutino già alle 8.30, questa mattina i giocatori erano pronti fuori dall'hotel per essere prelevati dai pulmini che li portano qui al campo, al centro sportivo Pineta, un bellissimo complesso circondato da tantissimo verde, da molti giochi anche per bambini, molti picnic delle famiglie. Prima di parlarvi dell'allenamento vi racconto anche un po' di contorno, vi parlo anche di quello che ovviamente c'è attorno, perché tanti turisti, non mi aspettavo tanta gente già a questa prima seduta, non mi aspettavo persone, non mi aspettavo così tanta gente sinceramente, perché ne è arrivata veramente tanta. Già oggi, nonostante già sia oggi, solo il primo weekend? Sì, non tutti i tifosi del Bologna, certo, ma molti villeggianti, molte persone ovviamente che sono qui in vacanza, molte persone che comunque frequentano queste zone è da anni, perché abbiamo avvicinato alcuni turisti, c'è molta gente che viene qua in vacanza, che ha approfittato per venire a vedere gli allenamenti del Bologna, che sono aperti a tutti, sono aperti al pubblico, però c'è già del rosso-blu, ci sono già sciarpe, magliette, bandiere, tifosi che vengono appunto qua per chiedere autografi, quindi c'è un'affluenza di pubblico quasi inaspettata. È inaspettato anche l'atteggiamento sinceramente che ha Filippo Inzaghi in campo. A un certo momento si è messo anche lui a giocare, a dare il pallone, voleva fare gli scambi. Sì, lo stiamo vedendo adesso in TV con le immagini che passano di questa mattina. Sì, veramente, voleva quasi sbranare i giocatori, ma nel senso buono, perché è molto carino, è molto dolce, è molto interessato a tutti quanti. Non vuole perdere nessuno, non vuole lasciare passare nessuno. Tiene a tutti, lui adesso ha questi e questi allena e lo fa nel modo migliore, lo fa come se fossero questi veramente tutti i giocatori che parteciperanno al prossimo campionato di Serie A. Ovviamente non saranno questi perché c'è tanta primavera, sarà uno, certo, di quelli Federico Santander, che sentiremo in conferenza stampa alle 14, poi noi l'andremo a proporre integralmente nel corso dei nostri notiziari sportivi a partire dalle ore 18, poi anche nel rullo della notte, e comunque la proporremo integralmente a tutti voi, così saremo già a conoscere i volti nuovi in casa Bologna. Però la notizia sicuramente è la grinta, l'intensità e la cattiveria sportiva che ci sta mettendo Filippo Inzaghi. Questo veramente è notevole, è un valore veramente aggiunto per tutti quanti, e credo che sia giusto sottolinearlo, perché Bologna secondo me con un allenatore così veramente può fare bene. Poi va aggiustata la squadra, vanno portati dentro degli altri giocatori, è necessario credo, certo, fare altre operazioni di mercato, però sicuramente l'inizio è subito un inizio da 100 all'ora. È lui l'uomo copertina di questo inizio di ritiro, Filippo, poi ne parliamo ampiamente dalle 18.30 in collegamento, però in questi primi due giorni tutto ruota un po' attorno a conoscere e cercare di capire chi è Filippo Inzaghi, insomma. Sì, è veramente Inzaghi mania, certo, perché anche Rodrigo Palacio, che è già da queste parti, lui ha avuto il ritiro con l'Inter, sì, sì. Quindi insomma, non dico che sono coetanei, però quasi, cioè, quindi lui però chiama tutti per nome, li coinvolge, è uno spettacolo nello spettacolo, non è certo l'allenatore che sta lì e fa lavorare gli uomini di campo, è un allenatore che partecipa in modo attivo, ancora gli scarpini brandizzati Adidas, i suoi, quelli, certo, personali, quando giocava, tanto per darvi un piccolo dettaglio, quindi no, per dire che è ancora lì che calcia il pallone, ed è, secondo me, colpisce molto la cura con cui si coccola anche Krejci, perché lui nel suo gioco gli esterni magari li vuole forti, li vuole, certo, magari che partecipino alla manovra. Con della spinta. Krejci, che sembrava diventato un brutto anatroccolo, adesso sta diventando, non dico un bel cigno, però almeno diciamo è tornato a essere un giocatore che ne ha voglia, perché lo vediamo veramente allenarsi con grande intensità. Però molto, molto interessante. No, sicuramente la differenza è che eravamo passati da un magari
da un mantra abbastanza monotematico di Donadoni, che secondo me, ripeto, andava esonerato un anno fa, a uno che dove cammina l'erba non cresce. Infatti stanno risollando già il campo, perché Inzaghi veramente sta bruciando l'erba durante gli allenamenti. Comunque anche nel collegamento della sera comunque certo. Vi porteremo una buona corrispondenza di quello che succede in campo, oltre che le parole di Santander. Per ora è tutto, a linea a voi. Grazie Filippo, grazie mille per il tuo contributo. Ci sentiamo ovviamente questa sera. Vi ricordo a partire dalle 18.30 il collegamento con Filippo Cotti in diretta da Pinzolo e poi in prima, ad anticiparlo, la conferenza stampa di Federico Santander, che poi continueremo a seguire anche dopo il telegiornale di questa sera delle 19.15. Continuiamo con l'informazione, perché cominciamo con la cronaca. C'è stato un incidente questa mattina sulla A13 tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio. L'allarme è scattato attorno alle 8:30, quando un'auto è finita fuori strada e un'altra invece si è ribaltata dalla sede stradale. Stiamo vedendo alcune immagini di quello che è successo. Sono 8 le persone che sono state soccorse dal 118, in 4 sono state liberate dai vigili del fuoco perché erano rimaste incastrate tra le lamiere dei due mezzi. Sul posto poi sono intervenute 5 ambulanze, un'auto medica e l'elisoccorso, oltre ai vigili del fuoco e anche agli uomini della polizia stradale. 5 persone sono state trasportate all'ospedale maggiore, altre 3 al Sant'Orsola, ma per fortuna le loro condizioni non sono gravi. L'intervento è terminato attorno alle 9:30, ha subito però gravi danni anche il traffico autostradale, perché ci sono stati quasi 4 km di coda registrati attorno alle 10 in uno dei giorni più caldi di trasferimento verso il mare. Cambiamo argomento, parliamo di quello che succede in regione, perché si consolida e arricchisce di nuovi contenuti la collaborazione tra la regione Emilia-Romagna e Slow Food per recuperare e promuovere le produzioni agroalimentari di qualità che sono a rischio e al tempo stesso valorizzare il patrimonio delle tradizioni enogastronomiche locali. Ci parla di questo il presidente della regione Stefano Bonaccini, che fa anche il punto sulla collaborazione e i suoi progetti che sono in cantiere. Andiamo a sentirlo. Con Slow Food rafforziamo una collaborazione che viene da lontano, che si vuole rafforzare perché ci riconosciamo una battaglia o battaglie che loro fanno, e domani sarò per questo al loro congresso nazionale a Montecatini, sul tema della difesa della biodiversità, della sostenibilità e anche del rilancio attraverso prodotti che apparirebbero di nicchia, ma che nei luoghi dove vengono appunto valorizzati, dare anche opportunità di lavoro sia nel campo della ristorazione, della produzione, della vendita, dell'allevamento. E quindi aumentiamo di 4 i presidi, che sono già 13 in questa regione, e lo facciamo convinti e convintamente, perché soprattutto in alcune aree che a volte vengono definite marginali, diventano opportunità straordinarie di sviluppo economico e di socialità in quelle realtà. Rimaniamo a parlare ancora di quello che riguarda la regione, perché il centro riferimento trapianti dell'Emilia-Romagna è lo snodo nevralgico della complessa macchina che si mette in moto in occasione di ogni donazione per consentire appunto tutti i trapianti. La struttura della regione ha sede presso il Policlinico Sant'Orsola di Bologna e avrà a disposizione il doppio della superficie, oltre 240 metri quadrati completamente ristrutturati al primo piano del padiglione 5. Andiamo a sentire in merito a questo la soddisfazione dell'assessore regionale alle politiche per la salute, Sergio Venturi. Due occasioni in una: inaugurazione del nuovo centro regionale trapianti al Policlinico Sant'Orsola, è una bella occasione sostanzialmente simbolica dell'importanza che in questa regione si è sempre dato all'attività di trapianto, che è un po' come per il mondo dell'auto la Formula 1. È un modo per far crescere tutta la qualità del sistema, anche se parliamo di poche centinaia di persone all'anno. E d'altra parte è anche un modo per raccontare quello che si è fatto negli anni scorsi rispetto al tema delle donazioni e dei trapianti in una città importante come Bologna e in un luogo come l'Emilia Romagna, che ha 3 centri di trapianto: Bologna, Modena e Parma. Tutti quanti insieme, sperando che naturalmente questa notizia, come altre oggi molto importanti, abbia il giusto risalto per il lavoro importantissimo che fanno i medici. Senza questi specialisti non potremmo portare ad esempio, come invece facciamo, il servizio sanitario dell'Emilia Romagna per la qualità di quello che viene fatto ogni giorno.
Cambiamo argomento, parliamo di cronaca, torniamo a parlare della città di Bologna perché una passeggiata notturna in solitaria nel quartiere Savena è costata caro a un ragazzo bolognese di 26 anni, avvicinato da una transessuale, derubato del suo Rolex. Il 26enne aveva posteggiato l'auto in zona Savena e si era incamminato a piedi lungo la strada. Mentre passeggiava però è stato, come detto, avvicinato da una transessuale che lo ha iniziato a infastidire. Il ragazzo ha spiegato che la prostituta gli ha offerto con insistenza delle prestazioni sessuali nel momento in cui ha raccontato tutte le vicende alla polizia, tentando più volte però di fermare il transessuale che continuava ad importunarlo. Il 26enne ha detto di aver rifiutato le avance con decisioni, ma la transessuale lo ha bloccato con un abbraccio. La vittima quindi si è divincolata dalla stretta non richiesta, si è allontanato in fretta. Fatti pochi passi però si è accorto che al polso non aveva più un Rolex, il suo Rolex di proprietà. Il ragazzo dunque è tornato indietro in direzione dell'aggressore, che stava cercando di scappare, riuscendo anche quasi a raggiungerla. La prostituta però è salita su un'auto guidata quasi sicuramente da un complice che probabilmente appunto la stava aspettando e si è data alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Il 26enne, quando ha capito dunque di essere stato seminato, ha chiamato la polizia e ha avviato le indagini per risalire all'identità della prostituta e per recuperare appunto il Rolex che gli è stato rubato. Cambiamo argomento perché in settimana è stato presentato il bilancio relativo alla sicurezza a San Lazzaro di Savena. Andiamo a sentire le parole di Raffaele Persiano della città metropolitana, che spiega in che modo la città metropolitana ha contribuito a rilevare appunto i dati relativi alla sicurezza a San Lazzaro. Il quadro è molto positivo, come diceva anche la sindaca prima. È chiaro che chi subisce un reato comunque ha un disagio e a loro dobbiamo parlare con rispetto. Come città metropolitana abbiamo intuito che c'è un grande problema di percezione di sicurezza e per questo il sindaco ha istituito la delega a marzo, e quello che abbiamo potuto fare è cercare di essere il tramite fra la città metropolitana, la prefettura e i comuni che avevano più problemi, diciamo, a reperire i dati rispetto ad oggi. Stiamo preparando un atlante statistico che va per tutti i comuni su ogni tipologia di reato dal 2015 a oggi. Posso anticipare che i trend sono tutti positivi e stiamo lavorando anche per uno studio sulla percezione della sicurezza. E anche quello ci dà dei riscontri abbastanza positivi, soprattutto ci dà un suggerimento sulle politiche da mettere in campo, quelle che qui a San Lazzaro sono già avanti, quindi l'illuminazione, il controllo di vicinato, tutto quello che fa sentire meno solo il cittadino e diminuisce la percezione di sicurezza. E quindi questo è un lavoro che dobbiamo mettere in campo su tutti i comuni, immagino sia della prima cintura ma anche su Bologna. Quello che possiamo fare come città metropolitana è essere da supporto alle politiche dei comuni, che chiaramente ognuno c'è proprio assessore alla sicurezza, occupa la propria delega. Noi, diciamo, dalla città metropolitana cerchiamo di fornire un supporto dal punto di vista della raccolta dei dati, dalla logistica e dai suggerimenti sulle politiche da mettere in campo per aumentare sia la sicurezza che la percezione di sicurezza, che non è meno importante della sicurezza stessa. È stata presentata in comune in settimana la campagna di sensibilizzazione e di comunicazione chiamata Non mi abbandonare, mi fido di te, pensata per scongiurare gli abbandoni degli animali ma anche per fornire raccomandazioni e numeri utili a chi si dovesse imbattere in un animale abbandonato o ferito. Ci spiega qualcosa di più Nicola Di Pardo, il gestore del canile municipale dell'associazione Terre del Banco. Andiamo a sentirlo. La nostra progettualità riguarda un po' anche tutta quella che è la prevenzione. Prevenzione significa che ci sono delle motivazioni reali di rinuncia e motivazioni futili, laddove per quanto riguarda le motivazioni reali stiamo approntando una serie di una sorta di punto intervento di consulenti che possono appoggiare le persone onde evitare le rinunce in caso di problematicità comportamentale del cane o del gatto. Per quanto riguarda invece i motivi futili, che possono essere o non ho i soldi per pagare la pensione, piuttosto non ho modo di appoggiare il gatto o il cane da qualche parte perché devo partire in vacanza, perché purtroppo c'è anche questo, stiamo approntando un'altra serie di convenzioni, diciamo così, con nostri colleghi che sono comunque esperti nel settore, per eventuali pensioni con prezzi ridotti, con prezzi di favore, piuttosto che anche semplicemente cercare di capire insieme quale può essere una delle modalità per evitare. Cioè la nostra necessità è trasformare un po' il canile in un punto di ascolto in cui tanto la futilità quanto la realtà dei problemi possano essere affrontati e rielaborati. Poi, per quanto riguarda invece
chi non si avvarrà di questo punto e che quindi decide arbitrariamente di abbandonare l'animale, a quel punto noi ci prendiamo carico in toto di quello che è l'animale e facciamo sì che dimentichi il pregresso e che possa ricostruirsi un po' da zero nelle nuove realtà canile, gattile o nelle nuove famiglie. Cambiamo adesso argomento, parliamo di quello che accadrà nel pomeriggio a Bologna, perché oggi è il giorno del Bologna Pride 2018. Il corteo partirà dai Giardini Margherite e arriverà in piazza di Porta Santo Stefano, passando per il centro storico. Intanto stiamo vedendo alcune delle immagini dello scorso anno. La manifestazione avrà inizio alle ore 15 e determinerà di fatto alcune modifiche alla viabilità ordinaria della città. A questo punto il provvedimento dell'amministrazione comunale dispone un divieto di transito veicolare a scaglioni nelle varie zone della città coinvolte, valido appunto per il tempo necessario al passaggio della parata. In particolare dalle 17 alle 17.30 non si potrà circolare tra i Giardini Margherita e Piazza di Porta Santo Stefano, oltre a Via Santo Stefano e Via Farini. Dalle 17.30 alle 18.15 saranno invece chiuse al traffico via Castiglione in direzione di Piazza della Mercanzia, la Piazza della Mercanzia stessa e via San Vitale. Dalle 18.15 alle 18.45 invece divieto di transito in Piazza Aldrovandi e Strada Maggiore. Infine dalle 18.45 alle 19.30 non si potrà passare in Viale Carducci, Via Dante, Via Santo Stefano e appunto fino a Piazza di Porta Santo Stefano. Questo è per quello che riguarda la viabilità nel pomeriggio. Cambiamo argomento, adesso apriamo la pagina della cultura e dello spettacolo, perché il Festival degli Dei è la nuova iniziativa dell'Appennino Tosco-Emiliano per promuovere un territorio che da alcuni anni sta vivendo un vero e proprio periodo di rinascita non solo turistica ma anche culturale. Si partirà l'8 luglio a Bologna con la proiezione di Agadà, per poi continuare tutta la settimana con altri 7 appuntamenti sotto le stelle nei vari comuni interessati dalla Via degli Dei. Ci spiega qualcosa di più Stefano Mazzetti, sindaco di Sasso Marconi, coinvolto appunto in questa iniziativa. Credo sia un segnale importante, un filo che unisce Bologna e Firenze e lo uniamo con il filo del cinema. Sembrerebbe una battuta, ma in verità non è una battuta. La Via delle Idee è una via importante, è una via turistica di trekking che è cresciuta molto in questi anni con presenze fino a 15.000, quindi parliamo davvero di una via importante. L'idea di mettere insieme appunto il cinema, cultura, le due grandi città, il percorso di trekking è un'idea molto importante, secondo me non solo simbolica ma anche portatrice sicuramente di interessi locali, nel senso che per lo sviluppo locale di quei comuni che sono attraversati, quindi anche per tutti i miei colleghi che vanno appunto da Bologna, i colleghi fiorentini e i colleghi appunto dell'Appennino. Sicuramente è una giornata importante ed è un messaggio molto importante sia anche per la città metropolitana, appunto mette insieme due città metropolitane. C'è massima collaborazione tra voi sindaci anche diciamo a livello interregionale in un certo senso, perché anche dall'altra parte nella zona di Firenze insomma c'è l'unità di intenti. Sì, questo è l'altro elemento, abbiamo messo insieme, superati i confini delle due regioni, i sindaci sono tutti sindaci, sia che siano nel fronte toscano che nel fronte emiliano, e abbiamo messo insieme le nostre sinergie perché pensiamo appunto che questo sia un progetto che vada oltre i singoli comuni che vengono attraversati, ma che potesse solo funzionare in un modo unico se la sinergia partisse da Bologna, arrivasse fino a Firenze e che ognuno di noi mettesse qualcosa per fare un unico. Io credo che siamo riusciti in questa operazione. Il Festival delle Idee è la rappresentazione di questa idea. Rimaniamo a parlare di musica e di spettacolo, perché ieri sera c'è stata l'inaugurazione del Varignana Music Festival. Ai nostri microfoni ha parlato Stefano Borsari di Musica Insieme, che ha presentato l'evento. Non potevo non portare grandi artisti in un grande posto. Un posto bellissimo, incredibilmente bello, probabilmente il più bello del nostro territorio, non solo metropolitano. Merita grandi artisti, grande musica. Questa è la quinta edizione, il consenso aumenta anno dopo anno. Mi piace sottolineare che competiamo con i grandi festival europei estivi, che da anni comunque sono attivi in questo periodo. Quest'anno avremo già una forte rappresentanza di spettatori stranieri dal lontano oriente. Chi accoglierà questi stranieri? Il quartetto Prometeo, Mario Brunello con la Cremerata Baltica, Michael Barenboim, Alexander Romanowski, questo straordinario artista, Losakovic, che finito Varignana si porterà a Verbier, diretto da Gergiev. Quindi una presenza forte, importante, come merita un posto così bello. E
Ricordiamo anche gli autori delle grandi musiche, appunto, dalla classica fino ad oggi. Le grandi musiche non possono essere altro che quelle che hanno formato una civiltà europea occidentale, da Schubert a Beethoven, a Sollima, per stare nella contemporaneità, a Dvorak. Quindi è un vocabolario di grandi autori che verrà interpretato da grandi artisti. Era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale. Vi ricordo questa sera a partire dalle 18.30 il collegamento con Pinzolo con Filippo Cotti, prima la conferenza stampa integrale della presentazione di Federico Santander e ovviamente l'appuntamento con l'informazione alle 19.15. Grazie alla regia di Filippo Patti, vi ricordo che sul nostro sito www.nettunotv.tv potete ritrovare tutte le nostre produzioni, tra queste anche ovviamente la replica del telegiornale. Grazie ancora e buon proseguimento di giornata.